Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi Superbike 2016. Con la carriera. Terzo round di campionato, siamo ad Aragon e siamo secondi con un punto di svantaggio da Ria e 5 di vantaggio da Vandermark, che è terzo. Tre minuti facile, facciamo le prove libere e poi vediamo come va, se si passerà il turno oppure no. La moto non sta in strada oggi. C'è poco grip. Andiamo con il nostro compagno di squadra. Non ci sono i box, finiamo così, troppi problemi di grip, infatti perdiamo il turno. Neanche un giro. Comunque la griglia di partenza per questi quattro piloti qui, Hooker, Ritterberger, Menghi, Torres, è così anche per la gara, quindi Hooker 21esimo, Ritterberger 22esimo, ancora fuori dalle Super Pole, Menghi e noi. Quindi niente, gara 2. Ci vediamo in gara 1. Gara 1, 3 giri media. Su 3 tappe del campionato Torres ha fatto solo una pole, gli altri due partito ultimo. 3 tappe compresa cioè, la terza tappa comprende Aragon perché è proprio la terza tappa del campionato. Torres parte 24esimo, deve fare il rimontone per cercare di perdere il meno possibile dei punti dagli inseguitori e
e non perdere il primo, non perdere punti d'aria che è primo. Continuano i problemi di grip. Non ha aderenza la BMW su questo asfalto qui. Cade due volte in un giro. Poi l'avevo detto anche che inizio nuovo campionato con nuovo pilota, avrei fatto un po' più di battaglia in tutto il campionato, in tutto l'anno con la carriera, quindi sì, provare a rincorrere all'inizio per poi arrivare primi nelle ultime gare e vincere il campionato. Un po' questo, l'ho detto anche nello scorso episodio, l'ho detto anche nel primo con Torres. Quindi dai, dai, ci sta. Troppi problemi di grip tutto il weekend. Vediamo se Torres riuscirà a portare a casa qualche punto per la BMW, perché Ritterberger è ancora asciutto di punti, cioè questi 66 punti qui della BMW sono solo di Torres. Speriamo che Ritterberger si riprenderà almeno prima della gara di casa, che è la Germania, che è il decimo round, perché sennò il team BMW non va mica tanto bene, perché se vuole anche lottare per il costruttore con il team non può competere mica solo con un pilota, che se le Kawasaki e le Ducati le fanno con due piloti fanno un sacco di punti, anche la Honda, perché va detto c'è Van der Mark forte, è terzo nel campionato, però quello che è, in questo momento un punto se lo porterebbe a casa, se ne porterebbe a casa 8 adesso, perché era un gruppo fino all'ottavo, che era ad aprire il gruppo Savadori, Lorenzo Savadori, quando c'è Barrier che qui in queste posizioni qui in lotta per la top 8. Intanto Torres, dopo aver sorpassato un sacco di piloti, è in lotta per il quinto posto. Dal nulla ha tirato fuori quello che sa fare bene. Aveva l'asso nella manica allora. È quinto e non sono neanche tanto lontani dai primi, però manca poco. Manca troppo poco. Perde la posizione su Chad Davis. Sempre per il solito problema dei lavori, anche
del video che è uscito giovedì e venerdì. Sto registrando questo video qui proprio venerdì, quindi da mercoledì a venerdì ci passa ben poco, ci passa solo il giovedì. Comunque riprendiamo che perdiamo tutto perché siamo caduti. Siamo noni, quindi secondo me finirà così la gara, nono, ottavo posto come all'inizio dell'ultimo giro. Finisce settimo Torres con vincitore Vandermark e a 4 centesimi o millesimi, proprio in volata, fatto finish. Vandermark vince, Ria secondo e Giuliano terzo. Settimi, da ultimi a settimi va bene, ma se guardiamo l'altra parte dei box, la parte di Reiterberger va male, perché 21esimo, partiva 22esimo, guadagnato solo una posizione. Malissimo, malissimo. Nella classifica dei tempi Torres primo e penultimo Reiterberger. La classifica vedo adesso. Ria sempre primo con 87 punti. Vandermark ha solo un punto. Con questa vittoria qui lo porta a 86 punti contro gli 87 di Ria. Scusate, e Torres terzo a 12 punti e a 11 da 12 punti dalla vetta e 11 da Vandermark. Reiterberger sempre ultimo a 0 punti, Menghi i 2 punti un'altra volta e niente. Ci vediamo per gara 2. Eccoci qui per gara 2, tre giri e mezzo, sempre ultimi. E speriamo di avere grip, cioè Torres spera di avere grip da con le gomme e di aver fatto un buon setup, perché se no perde altri punti dai primi due. Però il campionato è ancora lungo, quindi non si deve mettere questi, cioè non deve avere questi problemi qui in testa. E pensare no, non ce la faccio, no, non ce la faccio, perché è ancora lungo il campionato, quindi sembra anche, sembrerebbe anche essere partito bene e non avere problemi, ma è solo l'inizio della gara. Ed è solo terzo. Sembrerebbe avere risolto i problemi Torres. Adesso vediamo se questa, o se proprio è la realtà dei fatti che adesso sta andando, prova a scappare. Credo che sia soltanto una buona partenza, il frutto di una buona partenza e delle prime curve fatte
in maniera eccezionale, perché adesso non sembra. Sembra che i problemi avuti in gara siano migliorati. Secondo me sono rimasti allo stesso livello di prima, di gara 1 e di prove libere. C'è grande battaglia anche per l'ultimo giro. E anche ha preso del margine Torres. Potrebbe anche vincerla adesso. Sarebbe incredibile. Perché questo significa che guadagna molti punti su Ria, perché Ria non si è visto nelle prime posizioni e potrebbe guadagnare o 5-9 punti su Vandermark. Però l'errore di l'uscita di quella curva mi ha fatto perdere due posizioni e tutto il vantaggio che avevo accumulato dall'inizio del giro. Troppi errori in questo weekend, troppi problemi con la moto, il grip. Però l'importante è arrivare davanti a una Ducati e arrivare secondi. È l'unica soluzione per questa gara. Dopo il settimo posto di gara 1, arriva il secondo posto di gara 2, con Vandermark che vince di nuovo e Ria che fa sesto. Davis 13esimo, Reuterberger 19esimo, stavolta ha guadagnato solo 3 posizioni, ma importa ben poco. E adesso ci sono 2 punti a separare Torres e Ria, mentre 14 Ria da Vandermark e 16 Torres da Vandermark. Un bel campionato per queste prime 3 gare, 3 piste, perché le gare sono state di più, sono state disputate, se ne sono state disputate 6, perché gara 1 e gara 2 di 3 tappe, 6. E
Niente, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, mettete mi piace, condividete e commentate al prossimo video che sarà su Superbike 2016 oppure FIFA o Formula 1. Comunque, Formula 1 non porterò serie, porterò gare a piacimento. Ciao a tutti!